ci avremo modo di... prestissimo, benissimo, grazie davvero. Scusi sindaco della Valle, ci sono i cittadini fuori che dovrebbero dire qualcosa per il bilancio. Noi ci chiediamo questa maggioranza dove stava, abbiamo visto il sindaco poc'anzi, l'abbiamo anche filmato, che faceva salotto con della Valle anziché parlare con i lavoratori. Bilancio indegno su cui stanno svendendo i beni comuni. Questa giunta, questa maggioranza, questo sindaco si stanno svendendo Roma, venendo meno alle promesse con cui hanno carpito il consenso dei cittadini romani. Dobbiamo mandarli a casa, quanto prima. Allora, Veltroni 2 riuscì nel 2007 a portare quasi il numero degli asili nido privati e quelli in convenzione quasi a raggiungere i nidi comunali, giusto? Marino, e anche Alemanno ci ha messo del suo, è riuscito a fare peggio, quindi confermando il vecchio detto Nerone potessi campare 100 anni. Allora, abbiamo Virginia Raggi che è l'altra portavoce, la quarta, come la chiamo io, la donna invisibile dei nostri fantastici quattro, e ovviamente essendosi battuta sulla questione dei nidi e della scuola, chiederei, oltre che le politiche sociali, chiederei anche a lei un intervento. Grazie Virginia. Grazie, in realtà la situazione è molto grave e non è grave solo sui nidi o sulle scuole, è grave su tutti i servizi a domanda individuale. Quello che abbiamo votato ieri, o meglio che hanno votato ieri, infatti è il provvedimento che in gergo viene chiamato tariffone, un libro alto così nel quale sono rimodulate tutte le tariffe per i servizi a domanda individuali, quindi la refezione scolastica, i nidi, ma anche i musei, anche i centri anziani, i centri estivi, quindi tutta una serie di servizi a richiesta individuale per i quali sono stati aumentati le tariffe. Quello che ci sembra scandaloso e che ovviamente gli abbiamo fatto notare magari servisse è che proprio la commissione revisione della spesa di Daniele Frongia ha evidenziato che ci sono in questa città annualmente oltre 8, anzi dagli ultimi calcoli fatti ieri, 900 milioni di euro di sprechi. Allora, un'amministrazione intelligente, prima di mettere mano ai soldi dei cittadini andando a chiedere ulteriori esborsi, quindi aumenti tariffari, quello che dovrebbe fare è cercare di capire dov'è l'emorragia, e la Commissione lo illustra in maniera molto precisa e puntuale con una relazione che viene inviata costantemente al sindaco e alla giunta, quindi capire dov'è l'emorragia, fermare l'emorragia e iniziare appunto a tagliare gli sprechi. Tagliando gli sprechi automaticamente si recuperano risorse che possono essere investite in servizi senza andare a chiedere aumenti tariffari ai cittadini. Questa amministrazione, che pure è di sinistra, si dichiara di sinistra, non lo fa. Quello che per noi è assolutamente inconcepibile è che un'amministrazione che si dichiara di sinistra dalla parte dei cittadini, dalla parte del popolo, della gente, in realtà continua a sprecare soldi, non si interessa di dove siano gli sprechi, nonostante noi glieli facciamo vedere, quindi gli facciamo anche una parte del lavoro, e continua a spremere i cittadini in maniera vergognosa, tagliando i servizi, peggiorando la qualità degli stessi, sostanzialmente facendo tutto quello che non ci si aspetterebbe da un'amministrazione di sinistra. Allora, questa è poi la, diciamo, il, come dire, quasi il modo più becero nel quale questa maggioranza sta facendo politica e sta in qualche modo dicendo ai suoi cittadini: non ci importa niente di voi, e non ci importa niente, perché se ci importasse noi per prima cosa taglieremmo gli sprechi e preserveremmo le vostre risorse in un periodo economico in cui comunque stiamo tutti tirando la cinghia. Questo non lo fa. L'amministrazione se ne guarda bene e continua a chiedere sacrifici aumentando le tariffe. Noi non ci stiamo, ovviamente abbiamo votato no al provvedimento, continuiamo a votare no a tutti questi aumenti tariffari, a questi aumenti di tasse, tutte le propedeutiche in realtà al bilancio, quindi le delibere che costituiscono il bilancio, non fanno altro che aumentare gli importi di tutte le tariffe e le tasse che noi paghiamo, e Roma già è la città che paga le tasse più alte d'Italia.
E tuttavia, a fronte di questi aumenti, i servizi continuano a essere tagliati e quei pochi che rimangono peggiorano qualitativamente. Quindi noi continuiamo a batterci, voi fate sentire sempre la vostra voce, continuate a fare manifestazioni, continuate a venire qui, a salire su, a chiedere incontri, perché solo facendo pressione, facendogli sentire che ci siamo, che siamo cittadini svegli, che non gliela facciamo passare liscia, prima o poi capiscono e se no se ne dovranno andare a casa. A casa, quello è il loro posto, a casa loro.